Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Sergio Manna. Invochiamo la presenza del Signore. Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, il quale vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Vogliamo ascoltare dal Salmo numero 91, i versetti 15 e 16. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore, noi ti invochiamo quale nostro liberatore, poiché in Gesù Cristo sei venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Vieni anche oggi in mezzo a noi mediante il tuo Spirito Santo e apri le nostre menti e i nostri cuori, affinché riceviamo la tua parola di verità e di vita eterna e ne diventiamo testimoni fedeli in mezzo a questa umanità sofferente. Amen. Il testo della predicazione di oggi si trova nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 4, i versetti da 1 a 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei il figliuol di Dio, ordina a queste pietre che diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo
ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose, è altresì scritto, non tentare il Signore il Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria dicendogli, tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto adora il Signore il Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Benedica il Signore la lettura e l'ascolto della sua santa parola. Un deserto pietroso, senza alcuna oasi, un paesaggio monotono, solitudine e silenzio, fame e sete. Sono passati 40 giorni dal suo arrivo in quel luogo, dove non c'è traccia di presenza umana e dove Dio stesso sembra essere assente. Chi lo vedesse in quel momento stenterebbe a riconoscere in quell'uomo provato nel corpo e nello spirito lo stesso personaggio che poco più di un mese prima si era immerso nel Giordano per ricevere il battesimo da Giovanni e ne era uscito ripieno di spirito. Ma è proprio vero che aveva visto il cielo aprirsi sopra di sé. È proprio vero che una voce dal cielo lo aveva proclamato figlio di Dio. Dopo 40 giorni di digiuno nel deserto, si può arrivare a pensare che tutto questo sia stato un sogno, che nulla di tutto ciò sia veramente accaduto, o che piuttosto il sole cocente abbia giocato un brutto scherzo al suo cervello, facendogli confondere i ricordi reali con le allucinazioni prodotte dal caldo e dalla fame. Ma dopo 40 giorni ci si può anche sentire sollevati, perché si sa che l'obiettivo sta per essere raggiunto, che la prova sta per terminare, che la vittoria ormai è vicina. 40 giorni e 40 notti. Il tempo trascorso dal profeta Elia nel deserto, il tempo trascorso da Mosè sul monte Sinai, il tempo dell'incontro con Dio, dunque, non per Gesù. Se Mosè ed Elia si trovano di fronte a Dio, Gesù dopo 40 giorni deve invece affrontare il diavolo. È per questo che lo Spirito lo ha condotto nel deserto. Non ci sono privilegi per il figlio di Dio. Essere figli di Dio, più che un privilegio, è una responsabilità. E questo vale tanto per il Cristo quanto per noi. Lo Spirito non porta lontano dal conflitto, non conduce al quietismo, non spinge a chiudere gli occhi di fronte al male. Sprona anzi a riconoscerlo e a fronteggiarlo. Chi si lascia guidare dallo Spirito sa che deve vegliare perché il male è sempre in agguato e talvolta si presenta proprio quando si pensa di avercela fatta, quando si ritiene di avere la situazione sotto controllo. Nel caso di Gesù, il diavolo si presenta proprio verso la fine della prova, quando i morsi della fame sono diventati i più forti. Se si fosse presentato subito, mentre i sensi, la mente e il cuore erano ancora tutti concentrati e le parole dell'avvocazione risuonavano chiare e inequivocabili nella sua coscienza, sarebbe stato troppo facile vincerlo. Altra cosa è quando il cielo è chiuso, quando non viene acqua nel pane, quando Dio tace
e quel silenzio viene riempito da altre voci. Se tu sei il figliuol di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ecco, in questo sé è racchiusa tutta l'insidia della prima tentazione. Senza il sé avete una confessione di fede, quella che diventerà anche la confessione di fede di Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Con il sé, il diavolo vuole che il dubbio si insinui come un serpente velenoso nella coscienza di Gesù e di tutti coloro che pongono in lui la loro fiducia. L'obiettivo del diavolo è quello di separare Gesù dalla comunione con il Padre, in modo da uccidere sul nascere l'avvento del regno di Dio. E in fondo il suo scopo è racchiuso nel nome che porta. Diabolos, infatti, in greco significa colui che divide, colui che separa, colui che distoglie. Tutto ciò che separa da Dio. Se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre divengano pani. In un certo senso si può dire che questa è la tentazione materialistica. La disputa verte su quelle che debbano essere le priorità nella vita umana. Se si debba anteporre la dimensione materiale dell'esistenza a quella spirituale. Se il pane debba venire prima della parola, se i nostri bisogni personali, reali o indotti, debbano avere la precedenza rispetto alla coerenza con la nostra fede. È la tentazione alla quale come singoli e come chiese cediamo quando la parola di Dio cessa di essere il nostro pane quotidiano, per diventare il dessert della domenica, o semplicemente un contorno che può essere presente o meno nel nostro nutrimento senza che l'organismo ne soffra troppo. Gesù risponde alla provocazione del tentatore citando le scritture e precisamente il libro del Deuteronomio. Sta scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Di fronte alla sfida diabolica di mostrare con un miracolo la sua figliolanza divina, egli risponde presentandosi come un semplice uomo che trae la sua forza dall'obbedienza alla parola di Dio. Una obbedienza che da sola può bastare a sconfiggere il maligno. Se la prima tentazione era una tentazione materialistica, la seconda è una tentazione religiosa. La tentazione della fede come ostentazione, della fede spettacolo, di una fede snaturata perché in essa l'essere umano, piuttosto che mettersi al servizio di Dio per fare la sua volontà, pretende di avere Dio al proprio servizio, per soddisfare la propria volontà, magari compiendo miracoli a comando. Si tratta di una tentazione non meno pericolosa della precedente. Gesù è condotto dal maligno su uno dei portici del Tempio di Gerusalemme. Per un attimo sono scomparsi il deserto e la solitudine e Gesù si trova a contemplare dall'alto la città santa, la folla di pellegrini, quella che potrebbe riconoscerlo come Messia se solo Dio dimostrasse con un miracolo spettacolare la sua dignità. Faccia un salto nel vuoto e finalmente saprà se Dio è davvero dalla sua parte. Faccia un salto e la folla si inchinerà ai suoi piedi. Se tu sei il figlio di Dio, gettati, perché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra.
Per questa seconda tentazione il diavolo si è fatto più furbo. Ha capito che le scritture sono fondamentali per Gesù e allora ha deciso di farne uso. Se è dall'obbedienza alla parola di Dio che Gesù trae la propria forza, allora è con le scritture che bisognerà tentarlo. E qui emerge un elemento paradossale. Il diavolo conosce e cita le scritture a memoria, cercando di manipolarle per i propri fini. Ci può dunque essere anche un uso diabolico delle scritture. Se diabolos significa colui che divide, allora potremmo dire che in un certo senso l'uso diabolico della Bibbia avviene ogni qualvolta essa è utilizzata per separare anziché per unire, per scomunicare anziché per mettere in comunione, per affliggere anziché per consolare, per opprimere anziché per liberare, per ferire anziché per portare guarigione. E allora, a questo proposito, dobbiamo riconoscere quanto spesso abbiamo usato la Bibbia in modo diabolico. Di quanti crimini si sono macchiate le chiese partendo da uno "sta scritto". Ad ogni modo, l'intento di questa seconda tentazione del maligno è quello di invitare Gesù a mettere Dio alla prova, praticando una sorta di esibizionismo della fede. Il diavolo cerca di mettere davanti a Gesù la via dell'innalzamento e della gloria. Ma Gesù sa che la via che deve seguire è al contrario la via dell'abbassamento e della croce. Perciò anche stavolta può respingere la proposta diabolica citando le scritture in maniera appropriata. È altresì scritto: non tentare il Signore il Dio tuo. Dopo questa risposta, il tentatore rinuncerà a usare le scritture per raggiungere il proprio scopo. Fallita la tentazione materialistica, fallita la tentazione religiosa, non gli resta che un'ultima carta da giocare, la tentazione politica. La visione da un monte altissimo che sembra essere posto quasi al di fuori del mondo, di tutti i regni della terra e della loro gloria, è una visione da capogiro. La tentazione è quella di bruciare le tappe nella pretesa di realizzare il regno di Dio facendo a meno di Dio. È la tentazione di una religione che voglia affermare se stessa in maniera imperialistica, di una Chiesa che pretenda di identificare se stessa e le sue scelte, non sempre dettate dalla fede, con il regno di Dio. Neppure a questa tentazione le Chiese sono state capaci di resistere nel corso della storia. Ma Gesù sa che il prezzo da pagare per questo è troppo alto. Si tratta infatti di rinunciare alla figliolanza di Dio. E non a caso questa volta il diavolo non introduce la sua proposta dicendo: se tu sei il figlio di Dio. No, stavolta è sull'umanità di Gesù che deve puntare. Il figlio di Dio ha voluto farsi uomo? E allora sia umano fino in fondo. In fondo tutti gli uomini fanno compromessi e prima o poi devono piegarsi davanti a qualcuno per raggiungere i propri obiettivi. Fallo anche tu, Gesù di Nazaret. E allora, soltanto allora, tu sarai veramente umano. Tutte queste cose io ti darò se ti prostri e mi adori. Sì, in fondo può sembrare un gesto spiacevole, ma pensa quante vite potrai salvare con questa piccola genuflessione. Ciò che conta nel fare dei compromessi è la nobiltà dei fini, no? Non si tratta in fondo di questo? Non si dice in fondo: aiutati
che Dio ti aiuta? La risposta di Gesù, con il suo richiamo al primo comandamento, è quella decisiva che metterà in fuga il maligno, ponendo fine alla prova. Vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e solo a Lui rendi il culto. Vattene, Satana. Sono le stesse parole che più tardi Gesù rivolgerà a Pietro in un altro momento cruciale della sua vita. E sì, c'è un tempo nel quale anche Pietro, colui che ha riconosciuto Gesù come figlio di Dio, diventa Satana. Un tempo nel quale anche il discepolo diventa diavolo. Ci sono momenti nei quali il confine tra l'essere servi di Dio e l'essere suoi nemici diventa molto labile. Come singoli e come chiese noi oltrepassiamo questo confine ogni volta che pretendiamo di costringere Gesù a percorrere la nostra via, invece di essere noi a seguire la sua via, che non è la via della gloria, ma quella della croce. Questo episodio del Vangelo si conclude con la vittoria di Gesù sul maligno, una vittoria che diventerà definitiva sul Golgota, il luogo nel quale lo sconfitto sembrerebbe essere proprio Gesù. E invece è proprio lì, sul Golgota, nell'ora della morte del Cristo, che il maligno che metteva in dubbio la sua figliolanza divina potrà udire dalla bocca di un pagano queste parole: veramente costui era il figlio di Dio. A coloro che fanno propria questa confessione di fede non saranno certo risparmiate nella vita lotte, tentazioni, cadute, ma non verrà negata la grazia di colui che anche nel cammino della prova e della tentazione ci ha preceduti, facendosi simile a noi per vincere al nostro posto. Che il Signore ci doni di essergli fedeli. Amen. Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore Gesù, mettiamo nelle tue mani le nostre vite, perché tu hai affrontato e sconfitto il male. Resta con noi,
su questa terra martoriata, bisognosa di redenzione. Che la tua luce illumini le nostre vite, affinché ci sia dato di camminare sempre nelle tue vie. Amen. Riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi sia propizio. Volga il Signore verso di voi il suo sguardo e vi dia la sua pace. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Sergio Manna.